for the girl them. Enrique Iglesias, alongside Gente de Zona. This is me. Get the girl them in the zona. Give them the big moan. Trying to follow me there. You want me to tell them on the drone. Lock it in just like that. The girl them, they move on track. Trying to follow me there. Enrique, sing for them. Look at me and go, you take me to another place. Maurizio, hai un bel sasso dietro sulla testa. Sì, siamo qui a Sesto Calende sotto il sasso di Pietrabuia, sasso erratico di origine glaciale del Pleistocene, probabilmente che è sceso dai ghiacciai della Val d'Ossolo durante l'ultima glaciazione. È rimasto qui abbandonato dalla morena, e abbandonati nei boschi sono questi biker, 320 biker che stanno lottando in questo percorso stupendo, favoloso, proprio. È un vero parco di divertimenti della mountain bike. Questo sasso sembra messo lì apposta a fare da sentinella a questi ragazzi. Sì, è vero, è vero. È questo sasso che domina tutta la zona, il Lago Maggiore, questa zona meravigliosa qui della sponda lombarda del Lago Maggiore, molto conosciuta per i percorsi sia per stradisti sia per biker. Ok, grazie. Ma 5 anni, adesso ne ha 6. Sono dentro in questi tipi di mentalità. Sono nati con la tecnologia, loro la capiscono, noi dobbiamo impararla. Sì, chiaro, noi dobbiamo entrare nella logica di questi mia moglie.
Sì, sì, è fatto per noi mandare. Noi neanche ce l'abbiamo. No, no, noi, va bene, le foto con le mando con le mail. Però col telefono. See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning. Bravi ragazzi, bravissimi. You see, I've always been a fighter. But without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah. Bravo, Jacopo. We love you, baby. Always. Carmine, io vado un attimino via. Vabbè, poi ci vediamo dopo, eh? Tutti i miei amici e tutte le persone che mi vogliono bene, che mi hanno dimostrato il loro affetto. Ok, ciao Cinzia. Ciao. Ciao. Questa organizzazione. Beh dai, bella, nel senso, no, è andato tutto bene. Ultimo qualche giro, piccola, vabbè, caduta che può succedere, il percorso è impegnativo, però è una bella esperienza. Tanti iscritti oggi, anche la giornata ci ha aiutato, non calda, bella. Insomma, sta andando tutto veramente bene. I ragazzi lo trovano fantastico questo percorso, che mi pare sia anche permanente, vero? Sì, 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 è costante, segnalato tutto l'anno. Salve qualche persona che magari fa qualche dispetto, toglie qualche cartello, ma bene o male tutto l'anno è segnalato, quindi è... Sì, 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 sì. È una palestra. È una palestra, è allenante. Sì, sì. Grazie Paolo. Niente, grazie a te Carmine. Ciao. 3 forza. I keep the
successo oggi? Ero in fuga da solo e mi è entrato il ramo nel cambio, ha spaccato il cambio, il porcellino e anche la catena. L'unico modo per fermarti è questo, del resto, vero? Peccato, ci tenevo a vincerla per dedicarla a Mirko, però è successo così. Vabbè dai, Mirko sicuramente avrà gradito lo stesso, sai? Della BC Time, complimenti, prima classificata Donne B in questo percorso, questa gran fondo di Sesto Calende, primo appuntamento con Gran Prix Valle Varesine, quarta edizione Master Marcello Bergamo MTB Cup. Com'è stata questa gara? Bellissima, no, è stata molto tecnica e mi è piaciuto tanto. Perfetto per il 29. Benissimo, bene, bene, una bella 29 infatti tra le mani. Dove hai trovato più difficoltà, dove hai visto che potevi portarti a casa questa vittoria? Allora, la più difficoltà era l'ultima discesa qui, pieno di radici, però mi piace la tecnica, allora forse lì, forse era più su pianura, che ho fatto tanti allenamento quest'anno per quello, per andare più veloce su, in pianura. Allora, forse lì. Quindi questo può averti aiutato a fare la differenza. Sì. Complimenti, a chi vuoi dedicare questa vittoria? Alla mia famiglia. Benissimo, allora un applauso. Fidio, grazie, complimenti per questa vittoria. Gran fondo Valli Varesine, prima edizione, quarta prova del Master Marcello Bergamo MTB Cup. Com'è stata questa prova? Bellissima, dura però bellissima. Dove hai visto che potevi portarti a casa questa vittoria? Ci conosciamo ormai tutti, ormai mancano i più forti, perciò ci ha preso gusto perché è già la seconda che vince. Infatti l'abbiamo già visto vincitore un'altra prova, ti ripeti quest'oggi, a chi vuoi dedicare questa bellissima vittoria? A tutti gli amici, tutto il gruppo, questa bellissima. Benissimo, grazie, attenzione. Pasquali, Colombo, intanto arrivano i giudici di gara, attenzione, via dal percorso per favore, lontano dall'arrivo, abbiamo Pasquali. Rispettare anche gli altri, di conseguenza ci rallenta un pelino, vabbè, dopo si sono passati in salita. Una dedica per questa vittoria? Ma la dedico a me, perché faccio parecchia fatica.